Con ben 4.826 pianeti confermati da Keplero e la scoperta di un gigante gassoso con un sistema colossale di ben 160 anelli, potrebbe sembrare che sappiamo un bel po' di ciò che c'è là fuori nel cosmo. Tuttavia, l'universo ama confonderci e francamente l'umanità deve ancora fare i conti con ciò che è nascosto nel nostro stesso sistema solare. Lasciate un bel mi piace per altri video sullo spazio, iscrivetevi se siete nuovi al canale, attivate la campanellina e ora iniziamo subito. Numero 10. Orco e Vant. Abbiamo tutti sentito parlare di Plutone, soprattutto dopo la sua declassificazione come pianeta nel 2006 e a causa del sorvolo della sonda New Horizons, ma hai mai sentito parlare di ciò che a volte è definito come anti-Plutone? Sto parlando di 90482 Orco, che è un oggetto della fascia di Kuiper con quasi esattamente lo stesso periodo orbitale, inclinazione e distanza dal Sole e di Plutone. Sia Plutone che Orco condividono anche una risonanza 2-3 con Nettuno. Sebbene Orco sia orientato diversamente, non solo le loro orbite sono quasi identiche, ma entrambe hanno lune molto grandi rispetto alle loro dimensioni. La luna di Plutone, Caronte, è grande la metà di Plutone e Vant è stato stimato essere un terzo delle dimensioni di Orco. Il nome Orco è stato scelto perché è l'equivalente etrusco di Plutone romano. La superficie di Orco è ricoperta da ghiaccio cristallino e possibilmente ghiaccio di ammoniaca, il che indica che una sorta di attività geologica e di criovulcanismo potrebbe aver avuto luogo in passato. Se la presenza di ammoniaca è confermata, Orco o Orcus potrebbe aiutare gli scienziati a capire la formazione di altri oggetti transtettonici. Numero 9. 90 Antiope. Il numero del nome di Antiope 90 indica che è il 90° asteroide, anche se questo è in realtà un argomento di discussione. Questa rara scoperta, orbitante all'interno della fascia di asteroidi tra Giove e Marte, è un sistema binario, noto anche come doppio asteroide. Quindi Antiope è tecnicamente il 90° e il 91° asteroide scoperto. Quando fu scoperto, Antiope fu messo da parte e considerato non diverso da innumerevoli altri piccoli oggetti in orbita attorno alla fascia degli asteroidi. Tuttavia, nel 2000 il telescopio terrestre Keck 2, di 10 metri a terra, osservò che il grande blob singolare visto dai telescopi più antichi era in realtà composto da ben due corpi più piccoli che orbitavano l'uno all'altro. Ciascuno di essi ha un diametro di circa 86 km e i loro centri sono separati da una distanza di soli 171 km. Non è raro che due oggetti si orbitino l'un l'altro in un certo senso, ma poiché la differenza di massa di ciascun componente di Antiope è così piccola, il modo migliore per immaginare come appare è pensare a due palle da bowling rotanti tenute insieme da un pezzo di corda. Numero 8. Esagono di Saturno. Sappiamo tutti di Saturno e dei suoi anelli meravigliosi, ma hai mai sentito parlare dei suoi modelli di nubi? Beh, nei primi anni 80 la missione Voyager ha fatto una scoperta sorprendente e senza precedenti, confermata da una visita della sonda Cassini. A circondare tutto il polo nord di Saturno c'è una gigantesca tempesta esagonale, con lati più lunghi del diametro della Terra. La tempesta infuria da oltre 30 anni. Spettralmente l'esagono non si muove con il resto delle nuvole sul pianeta e dal momento che possiede un grado così grande di precisione geometrica, ne sono nate innumerevoli teorie cospirative. Per fortuna la maggior parte di loro non è seria, cose come gli alieni insomma. Mentre il fenomeno non è ancora del tutto spiegato, gli scienziati hanno diverse idee che aiutano a spiegare esattamente cosa sta succedendo usando la fluidodinamica. Gli esperimenti di laboratorio hanno dimostrato che in un fluido dove il centro ruota più velocemente rispetto ai lati esterni, la turbolenza inizia a creare dei bordi. A velocità sufficientemente elevata, iniziano a comparire forme poligonali. Poiché i venti dell'esagono sono stati cronometrati a circa 322 km/h, si sono formati appunto lati friabili. Anche se questa sembra una teoria piuttosto solida, ci sono comunque ancora alcuni convinti che sia naturalmente un'apertura verso un'altra dimensione. Numero 7. Haumea. Prima che fosse ufficialmente chiamato 136108, Haumea era conosciuto semplicemente come Santa, a causa della sua scoperta il 28 dicembre del 2004. Questo è in realtà piuttosto appropriato, dal momento che Haumea è un pianeta nano piuttosto dotato e unico. Inizialmente gli scienziati hanno trovato difficile effettuare misurazioni su Haumea a causa della sua rotazione estremamente rapida, più veloce di qualsiasi altro corpo conosciuto nel nostro sistema solare. Infatti
infatti un giorno dura solo 3,9 ore. Questa rotazione non dovrebbe causare troppi problemi, ma Haumea non ha la forma di nessun altro pianeta. A causa della sua composizione di roccia e ghiaccio e della sua gravità molto bassa che lo tiene insieme, l'immensa forza centrifuga ha esteso la superficie in quello che è noto come ellissoide scaleno. Ciò significa che ha la distanza tra i suoi poli, che è di 996 km, ma il suo asse più lungo è di circa 1960 km. Haumea non solo possiede alcune delle proprietà rotazionali più interessanti di tutti, ma ha anche due lune, Hiiaika e Namaka, non male per qualcosa con solo il 6% della massa della nostra luna. Numero 6. Pan e Atlas. Queste due lune di Saturno hanno molto in comune e sono le due lune più vicine al loro corpo genitore. Ciò che rende questi due corpi così speciali è il fatto che sembrano avere copiato gli anelli di Saturno stessi, assumendo una forma che è uscita direttamente da un film UFO B degli anni 50. Pan, essendo conosciuta anche come una luna di pastore, prese il nome dal dio appunto dei pastori, mentre Atlante prese il nome dal titano che teneva il cielo sulle spalle, poiché sostiene gli anelli di Saturno. Atlas, il più piatto dei due, ha solo 19 km da un polo all'altro, ma 46 km di diametro. Gli equatori allungati di queste lune non possono essere spiegati allo stesso modo di Haumea, dal momento che non girano abbastanza velocemente per gonfiarsi in questo modo. La rotazione rapida crea anche un allungamento uniforme, e queste lune non sono sicuramente regolari. Risulta che dopo molte simulazioni al computer, l'Università di Parigi ha trovato la risposta. Dischi di accrescimento. Mentre un disco di detriti gira, i bordi della struttura si appiattiscono. Durante la formazione delle lune di Saturno, i dischi di accrescimento fatti di polvere degli anelli di Saturno si sono formati attorno a delle minuscole lune e alla fine si sono accumulati sui loro equatori, creando quindi delle grandi sporgenze di gonfie. Numero 5. 2008 KV42. Perché così tanti oggetti astronomici hanno nomi così noiosi? Fortunatamente questa cometa è stata soprannominata Drac per Dracula, a causa della sua capacità di camminare sui muri. No, non esattamente. Bene, Drac è stato il primo oggetto transnettuniano scoperto a orbitare attorno al Sole all'indietro, anche se molto lentamente, impiegando ben 306 anni. Mentre c'erano già alcuni oggetti noti per orbitare attorno al Sole, come la cometa di Halley, Drac tuttavia non si avvicina mai più di 20 volte la distanza del Sole alla Terra, pari all'orbita quindi di Urano. Ciò significa che la cometa potrebbe essere il collegamento mancante tra oggetti come la cometa di Halley e altri detriti nella lontana nube Oort delle comete oltre Plutone, contribuendo a spiegare la loro formazione, che attualmente è un mistero per la scienza. Ci sono molte idee là fuori che tentano di spiegare perché l'orbita di Drac sia così diversa da quasi tutte le altre. Una delle prospettive più interessanti è che potrebbe non essersi formata con il nostro sistema solare, altrimenti sarebbe orbitata nella stessa direzione di tutto il resto. È arrivata dallo spazio interstellare, fornendoci una quantità senza precedenti di informazioni sul cosmo. È interessante notare che l'argomento delle orbite retrograde ci conduce piacevolmente al nostro prossimo punto. Numero 4. Tritone. Anche se non è un nome familiare, alcuni di voi probabilmente ne hanno già sentito parlare. Comprendendo più del 99% di tutta la massa conosciuta per l'orbita di Nettuno, è come se tutto il timore del gigante del gas fosse condensato in un'unica luna. Come mostrato dalla sonda Voyager 2 nel 1989, Triton è raro tra le lune conosciute in quanto è geologicamente attiva. I vulcani pepano la superficie, ma non emettono ceneri e lava quando eruttano come quelli della Terra. Invece vomitano acqua e ammoniaca. Essendo un po' più piccola della nostra luna, Triton è l'unica grande luna del sistema solare in orbita all'indietro. Inoltre, essendo una delle più grandi lune conosciute del nostro sistema solare, più grande di Plutone, ha una gravità sufficiente da sostenere un'atmosfera sottile, seriamente sottile, con una pressione dell'aria superficiale di sole 50.000 volte inferiore a quella della Terra. Non si può far volare un aquilone sulla superficie di Tritone, infatti. Eppure, incredibilmente, Voyager 2 ha fotografato delle nuvole a pochi chilometri dalla superficie. Infine, Tritone è uno degli oggetti più riflettenti noti alla scienza. Infatti, riflette circa il 60-95% di tutta la luce che lo colpisce. Per metterlo in prospettiva, la Luna, che è in grado di proiettare ombre sulla Terra di notte, riflette solo l'11%. Immaginate quanto splende questa. Numero 3. Anello extra di Saturno. Abbiamo parlato di Saturno alcune volte già fino ad ora, ma è certamente un posto incredibilmente interessante. Mentre il pianeta è noto per il suo incredibile sistema ad anelli, solo di recente abbiamo scoperto quanto lontano si estendeva nello spazio questa formazione. Nel 2009, infatti, abbiamo scoperto un enorme anello di Saturno
che è la banda più lontana e più grande al mondo dell'anello. L'anello è inclinato di 27 gradi rispetto agli anelli principali e inizia circa 128 volte oltre il raggio del pianeta dalla sua superficie, estendendosi fino a 207 volte il suo raggio nello spazio. È così diffuso che può essere rivelato solo nell'infrarosso, ma potrebbe essere la ragione dietro la luna bicolore, infatti Giappeto. La luna di Saturno Phoboe orbita attorno all'anello e ha anche la stessa inclinazione, quindi è molto probabilmente la colpevole. La polvere si disperde da Phoebe e cade sul più grande Iapetus, che orbita sul bordo di questo colossale nuovo anello. Ogni volta che Iapetus lo attraversa, la materia si accumula sul suo equatore. Dopo centinaia di migliaia di anni, questa materia sembra essersi accumulata, creando l'aspetto sorprendente appunto di questa luna. Ora, solo una questione permane: se sia nero con strisce bianche o bianco con strisce nere. Numero 2. Lune siamesi. Le lune Giano e Epimeteo sono conosciute come le lune siamesi perché condividono la stessa orbita e sono separate da soli 50 km, cioè meno del raggio delle lune stesse. Per questo motivo sono bloccate in un tango gravitazionale che le fa letteralmente scambiare di posto ogni 4 anni. A causa della loro complessa relazione non si schianteranno mai a vicenda. In origine però gli scienziati erano perplessi sul motivo per cui i dati non corrispondevano alle loro aspettative sulla luna che avevano appena chiamato Giano. Nel 1978, 12 anni dopo la scoperta della loro orbita comune, ci siamo resi conto che ciò che avevamo chiamato Giano era in realtà composto da ben due lune separate. Ciò è stato confermato dal flyby di Voyager nel 1980. È interessante notare che un debole anello di polvere è presente nella regione delle loro orbite. Questo suggerisce che una delle due era più grande e che da allora si è rotta, lasciando tracce di macerie. Numero 1. Cruicne. Dopo aver dato un'occhiata al resto del nostro sistema solare, ora torniamo a casa sulla Terra e discutiamo sulla questione in gran parte controversa della seconda luna del nostro pianeta. Dal 1846 gli astronomi sono alla ricerca di una seconda luna della Terra. Frederick Petit fu il primo a sostenere di averne trovata una. Propose un oggetto che orbitava la Terra in meno di 3 ore, a soli 11 km sopra la superficie del nostro pianeta. Da allora molti altri astronomi hanno affermato di aver trovato una seconda luna, ma senza successo. Tuttavia c'è una strana eccezione. 3753 Crutine è un asteroide alieno che orbita attorno al Sole in 364 giorni, con perfetta risonanza a quello della Terra. Ciò significa che per un breve periodo di tempo, ogni anno, l'asteroide di 5 km fa parte del nostro sistema terrestre. Raggiunge il punto più vicino alla Terra ogni novembre. Tecnicamente non conta come una luna dal momento che lascia la Terra, ma è comunque bello pensare che ogni anno un oggetto alieno viene a trovarci così da vicino. E questi erano 10 oggetti nel nostro sistema solare di cui forse non conoscevi l'esistenza, ne abbiamo saltato qualcuno forse, faccelo sapere nei commenti qua sotto. Ricorda di lasciare un bel mi piace perché appena raggiunto i 10.000 mi piace farò un altro video sullo spazio. Iscriviti se sei nuovo al canale e non dimenticarti di attivare la campanellina per non perdere tutti gli altri video. Inoltre guarda questi altri che forse ti piaceranno. Noi ci vediamo alla prossima, ciao!